la declinazione di quanto vogliamo. Rimisi 4 servizi settimanali, lunedì, martedì, mercoledì e sabato. Lavezia 2 settimanali, martedì e sabato. Napoli 4 settimanali, lunedì, mercoledì, venerdì, domenica. Poi tutti pensati in termini di orario, ma non perché ci hanno dato lo svolto in quell'ora, quindi vogliamo in quell'ora. Abbiamo fatto delle vere battaglie, Piero Nevino sapeva, il dottor Benvenuto, per avere gli orari che richiedevamo perché funzionavano le esigenze di quel cliente che deve andare in quella singola destinazione. Ora, fino a 4 servizi settimanali, Alghero 2 servizi settimanali, giovedì e domenica, Catania 3 servizi settimanali, Trapani 2 servizi settimanali, Lampedusa 2, qui con la possibilità di fare il long weekend che li abbiamo messi giovedì e domenica, sia di fare la settimana, domenica, domenica, giovedì, giovedì. Poi ci sono già degli operatori, per esempio di Bologna, che vogliono prendere il doppio spazio charter, perché chiaramente Lampedusa funziona più bene, quindi siamo già in discussione. La Malta con fino a 3 servizi settimanali, che vuol dire 2 flat e 1 sul piccolo in stagione, quindi cerchiamo di modulare l'offerta anche in base a quelle che sono le necessità. Inutile partire con tutti i voli quando poi sappiamo benissimo che più la stagione italiana è agosto. Poi qui c'è la destinazione charter, che è lo Zante, che stiamo cercando di finalizzare compatibilmente con gli slot di Zante, che sono difficilissimi, che è un volo focalizzato a un operatore che ci ha chiesto una macchina su Zante e in partenza da Forlì, perché storicamente vado sempre da Forlì. Ricordo, anche se non è il perimetro di Aeritalia, i voli settimanali su Tirana che nel mese di agosto passano da 2 a 3 e quindi oltre ad avere giovedì, domenica, classici durante le quali stagioni, ad agosto partiamo mercoledì, venerdì, domenica. Grazie.